Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, bentornati sul mio canale, iscrivetevi al mio canale. Oggi vi parlo delle profumazioni che mi piacciono tantissimo, mi piacciono da anni, sono profumazioni che hanno invecchiato, che sono invecchiati bene, che sono vecchi ma sono attualmente in produzione, sono attualmente acquistabili e li stanno producendo e le persone li stanno amando. Questa non è una review di tutti questi profumi, è solo per farvi vedere profumi che acquisto da anni e anni, amo da anni e anni e continuerò ad acquistarli finché non usciranno fuori dalla produzione. Non è nell'ordine della preferenza, mi piacciono tutti, ci sono due profumi che mi piacciono maggiormente, infatti. Si può prendere tutti i miei profumi e lasciarmi questi due, meglio di no, ma anche questi due mi sarebbero già bastati. Allora, incominciamo dalla profumazione e io leggerò qualche nota, non tutte le note. Questa è la profumazione CK1, Calvin Klein One. Questa è la profumazione che è uscita nel 94. È un profumo che ha dato il via a tutte le profumazioni unisex. Prima di questo c'era un'altra profumazione, c'era una profumazione che si chiama Eau de Cologne di Giovanni Maria Farina, e poi questo qua è stato ispirato proprio a quello, ma in chiave moderna, quindi è stato anche pubblicizzato come il profumo che si può condividere con il vostro partner, quindi ha avuto un maggiore successo e sta avendo il successo tuttora. Le profumazioni che vedete dietro di me sono i CK Summer, tranne quella nera, perché quella nera è CK B, che mi piace tantissimo. Un pelino più maschile perché qua c'è la lavanda, però è molto aromatico, molto molto buono. Per un periodo ero una collezionista accanita di questi profumi estivi, perché ogni anno religiosamente loro buttano fuori un profumo CK Summer. E mi piacciono tanto, ma non ce n'è uno come l'originale. Il primo ha tantissime note fresche perché è un profumo fresco agrumato ma anche fiorito, ma anche un pochino lignoso, anche un pochino muschiato. Questo è un passepartout per uomini, per donne, per tutto il giorno, per la sera, per la notte, per il giorno, per lavoro, quando volete. C'è limone, le note verdi, bergamotto, mandarino, ananas. Gelsomino, la noce moscata, la rosa, il muschio, tè verde, il muschio di quercia, l'ambra, c'è tantissima, tantissima roba. Io adoro questo profumo. Questo è un profumo che io continuo ad acquistare. Mi piace tantissimo. Un profumo che mi accompagna sia di mattina che di sera, perché è un profumo che fa un pochino anche parte di me. Mi piace tanto tanto. Secondo profumo è un profumo di Giorgio Armani. È il profumo di Giorgio Armani che è stato creato nel 95, se non erro qua, ho scritto tutte le date perché non me le ricordo. Sì, 95. E questo Acqua di Giorgio Armani. Questo profumo, quando è uscita l'Acqua di Gioia, girava la voce, non so se era vera, ma girava, che l'acqua di gioia è stata creata come il sostituto per questo, ma credetemi, acqua di gioia è questo, cioè, non c'è paragone. Questo qua batte acqua di gioia 100 a 1, al mio avviso. Allora, questo qua è un profumo tipicamente fresco. Questo è un profumo che era nella metà degli anni 90, quando c'era questo boom di fragranze fresche, fresche, verdi, molto buoni acquatici. Mi piacciono tantissimo questi profumi. Qua abbiamo la peonia, la vodka al muschio, ananas, limone, pesca. Allora, c'è il giglio, il giacinto, la freesia,
l'ylang-ylang, c'è anche la rosa, c'è il muschio, cedro, ambra, sandalo e c'è anche un'altra cosa che si chiama calon. Ci sono anche un paio di altre note. Calon è la nota sintetica, la nota sintetica che era molto molto in voga, anche adesso la stanno usando. E proprio negli anni 90, quando volevano creare questi profumi freschi, tipo questa. Acqua di Gio, tipo Davidoff, tutte le profumazioni che sapevano di acqua, non di acqua di mare, ma proprio di acqua di umido, non di umido nel senso brutto, ma le profumazioni fresche e verdi avevano questa cologne là dentro. Buonissimo questo profumo, buonissimo. A me mi piace tuttora. Mi piace tuttora, nonostante che il profumo ha la sua età, e come noi sappiamo, ci sono certi profumi che proprio appena li senti, tu vedi anche benissimo nella tua testa in che epoca allocarli. Invece questi qua, secondo me, sono un pochino fluidi. Tempo, spazio, loro vanno bene per oggi, andavano bene anche 30 anni fa, quindi è il mio avviso, ovviamente. Un altro profumo che questo profumo insieme con CK1, con questo qua, possono essere due profumi per la vita e non mi serve altro. Sì, amo tutti i miei profumi, ma questi due è una coppietta imbattibile per me. Questo qua è del 93, 1993, è un classic. Classic di Jean Paul Gaultier è un eau de toilette, perché sto specificando che concentrazione ha questo profumo, perché se noi dobbiamo capire che ci sono tanti profumi, che per esempio questo qua ha anche Eau de Parfum, ma ha la piramide olfattiva diversa. Quindi a me piace più questa qua, mi piace più questa perché qua ci sono i fiori bianchi, mi piacciono i fiori bianchi, c'è anice stellato. Adesso vi leggo alcune note. C'è il fiore d'arancio, anice stellato, c'è la rosa, mandarino, bergamotto, ylang-ylang, zenzero, la tuberosa, prugna, vaniglia, ambra, muschio e altre note. Questo è un profumo molto buono, questo è un profumo sensuale, molto femminile, molto molto buono, ma non sa di vecchio, non sa di profumo creato nel 93, un pochino vintage, no? Perché dipende dalla scuola di pensiero, alcune persone dicono che vintage è già tutto quello che ha superato 20 anni. Questo è già un profumo vintage, ma non questa boccetta qua, ma questo profumo sì, ma a me non sa di vecchio, non sa di vintage, è un profumo buonissimo, mi piace tanto tanto. È un profumo sensuale, un profumo femminile, buonissimo. E a me, per me, va bene sia per la sera che per il giorno, piace tanto. Fiori, frutti, ma in chiave potente. C'è un profumo che al mio avviso assomiglia a questo. È il Safanade di Parfum de Marly, ma questo qua è più buono, secondo me. Allora, ovviamente Safanade è stato creato molto, molto, molto dopo di questo. Un altro profumo è un profumo che qua è un profumo fiorito e verde. Tanti fiori, tantissimi fiori. Questo è un profumo che è stato creato nel 95. Questo è Estée Lauder e questo Pleasures di Estée Lauder. Buonissimo questo profumo. Se voi ricordate la pubblicità di questo profumo, adesso vi leggo le note e poi continuo. Note verdi, la freesia, peperosa, tuberosa. Abbiamo la peonia, lilla, giglio, gelsomino, geranio, muschio, cedro, patchouli, tante cose, tanti fiori, tanto verde. Mi piace tantissimo. Se voi ricordate,
La pubblicità di questo profumo adesso mi sfugge perché non mi ricordo chi era. Io mi ricordo che per un periodo c'era Gwyneth Paltrow che era la faccia, il viso di questo profumo, ma non mi ricordo se era lei o era qualcun altro. Era la pubblicità che era questa bellissima donna sulle bici e davanti c'era tipo un cestino con tanti tanti fiori davanti su questa bici. Questa è una pubblicità molto veritiera perché effettivamente sa di tanti fiori, è molto fiorito, molto verde, molto primaverile. Questo profumo è scelto da tantissimi anni, anche adesso lo scelgono le spose per il giorno del matrimonio perché è molto fiorito. Sì, mi sa che è molto molto proprio azzeccato. E la nota in più per questo profumo è che tanti profumi, almeno per me, per il mio naso, quando ci sono tantissimi fiori, assomigliano un pochino a questo profumo di quando entrate nel negozio di fiori, questo profumo di fiori, ma anche questo profumo di questa acqua un pochino acqua che è stata là da qualche giorno, no? Qua non c'è questo sentore, quindi fiorito, buono, se vi piacciono i fiori non solo i fiori nobili tipo la rosa, ma i fiori anche un pochino esotici come il ylang ylang, i fiori anche un pochino più semplici o il verde semplice come l'erba verde, questo è il vostro profumo. Un altro profumo è un profumo Hypnose di Dior. E questo è un profumo che è stato creato nel 98, 98. Aspettate un attimo che vedo. Sì, 98. Questo è Eau de Toilette. Ha la piramide leggermente diversa da Eau de Parfum. Quindi questa qua ha una piramide di cocco, albicocca, gelsomino, tuberosa, rosa, vaniglia, mandorla, muschio, sandalo e altre cose. Allora, questo qua è molto buono e molto dolce. È molto dolce, molto potente, molto aggressivo se voi spruzzate tanti, tanti spruzzi, ma questo profumo ha una nota di cocco molto spiccata, molto persistente, molto presente. Allora, se voi siete in mercato per il profumo di cocco, il profumo con il cocco, ma voi avete paura che profumazione con il cocco, che è vero, possono risultare un pochino plasticosi, un pochino cheap, un pochino da bambina, un pochino tipo body spray. Purtroppo le note di cocco hanno questa, possono risultare proprio cheap, pochi soldi, qualcosa di body spray. Può darsi. Questo non ha questa pecca. Questo è un profumo con le note di cocco che voi sentite assolutamente perfettamente. E la cosa più importante è che questa cosa dura, le note di cocco durano qua, ma voi avete questo mix splendente di frutta e di fiori, ma fatti in una maniera assolutamente bellissima. Quindi, note di cocco, sì. Molto femminile, ipersensuale, molto caldo, molto buono. Le persone tendono ad usare questo profumo più in inverno oppure più in serata, ma al mio avviso questo profumo va benissimo per qualsiasi occasione, sera, mattina, quando volete. Se vi piace questo profumo, ve lo consiglio. Se vi piace Dior, se vi piace Hypnotic Poison, vi consiglio di provare questo, vi consiglio di provare anche quell'altro che è Eau de Parfum e vi consiglio anche di vedere
Ogni tanto spiccano anche le profumazioni che erano The Limited Edition dei anni precedenti, che sono splendenti, veramente, veramente buoni. Allora, un altro profumo è un profumo che mi porta molto, molto, cioè quando ero molto giovane. Questo è un profumo del 98, stesso anno di Hypnotic Poison, ma il profilo è assolutamente diverso. Questo è il Noah di Cacharel. No, di Cacharel mi porta all'epoca quando andavo in discoteca e all'epoca questo profumo, io non so com'è, che se adesso ce l'ha o non ce l'ha, non ho verificato, ma all'epoca questo profumo aveva una crema corpo con le pagliuzze scintillanti, glitterate, bellissime. Aveva tre colori, rosa, viola, blu, era proprio bello, bello, bello. Quindi andavo in discoteca inondata di questo profumo e quelle crema con le pagliuzze. Mamma mia, quanto mi piaceva! Questo è un profumo interessantissimo. Abbiamo il muschio bianco, le peonie, la fresia, le note verdi, la pesca, la prugna, il giglio. Sto traducendo, per questo sto anche un pochino pensando. Allora, abbiamo anche le note di erba verde, il gelsomino e anche l'ancla rosa, caffè, vaniglia, sandalo, tonka, cedro, eccetera, eccetera. Ci sono altre note qua. Insomma, questa è la profumazione più strana che è uscita in quel periodo. Strana perché dipende da chi lo sente, dice sempre il parere un pochino diverso. Per qualche persona questo profumo è il tipico profumo della crema Nivea. Sapete quella crema Nivea in quella scatolina di latte, credo, quella blu, no? Per me non lo è. Sì, è muschiata, sì, è abbastanza eterea, però ci sono le note di caffè, ci sono le note verdi, ci sono le note di fiori, che è tutt'altro che etereo. È un profumo molto molto buono. Beh, io metto tanti spruzzi, quindi io esagero con il profumo, però non è un profumo soffice. Sì, se fate uno spruzzo, sì, profumo molto buono, molto interessante. Non ce ne sono tantissimi profumi di questo tipo. Io lo uso tanto. Beh, questa è la boccetta nu nuova che quando l'ho avuto? A dicembre. Però l'anno scorso ho usato due boccette da 30 di questo profumo. Quindi un profumo che uso, un profumo che mi piace, tuttora mi piace, è un profumo buonissimo, assolutamente. Un altro profumo è un profumo che in realtà non mi doveva nemmeno piacere. Perché? Perché ha la rosa dentro, ma il mio naso per qualche motivo è assolutamente cieco alla rosa in questo profumo. Sto parlando del profumo di Tresor. Questo è il profumo di Lancôme Tresor degli anni 90, 1990 esattamente, è uscito. C'è tantissima roba dentro. Ci sono i frutti, ci sono anche i fiori, la pesca, la rosa, la lilà, ananas, bergamotto, iris, di nuovo la pesca, albicocca, la vaniglia, l'ambra, muschio, sandalo e altre note. Questa è la profumazione buonissima. Per me si sente tanto l'albicocca, si sente la pesca, si sentono i fiori. Per me questo profumo è come un abbraccio caldo delle persone che voi amate. Secondo me, e questo non è un profumo caldo nel senso che vi scalda in inverno quando fa un pochino freddo, perché ci sono profumi che scaldano. Questo caldo in un altro modo, caloroso, affettuoso, questo abbraccio. Un profumo molto elegante, molto bello, femminile assolutamente, ma a me piace questo profumo in qualsiasi occasione perché mi mette a mio agio questo profumo. Ripeto, io sono assolutamente anosmica
alla rosa in questo profumo. Io non sento la rosa e io ho, adesso sto guardando quanti varianti di questo profumo ho, ancora tre. Sempre di Tresor, non Flanker di Tresor, ma sempre questo. Tre altri varianti, ma la rosa non ce n'è in nessuno di questi tre. Non so perché, ma è così, buonissimo questo profumo. Elegante, bellissimo, va bene per la sera, per il giorno. È un profumo, ma come tutti i profumi, un pochino che di quelli che vi ho fatto vedere, che va bene anche come il profumo signature, quindi come il profumo vostro che voi potete comprarne uno e usare tutto il tempo. E non posso non finire con questo profumo. Questo qua è il profumo che conoscete tutti, secondo me. Questo è Angel di Mugler. Il mio sta un pochino cambiando ormai. Noi sappiamo che questa roba succede con questo profumo. Questo colore baby blu diventa questo indefinito verde marrone, non tanto bello. Comunque, questo è il profumo che è stato realizzato nel 92. Ha una marea di note, non ve le leggo tutti, ha veramente tantissimi. Ha il cocco, bergamotto, ananas, melone, mandarino, miele, la pesca, la noce moscata, l'orchidea, la rosa, il mughetto, patchouli, caramello, cioccolato, vaniglia, fave, tonka, muschio, tutto, tutto. Ci sono altri, tanti altri. Questo è un miscuglio, sembra che hanno messo tutte le note più potenti, più interessanti, più anche molto, come dire, molto visibili, perché il cocco, il cioccolato e la vaniglia e ambra e tutto, e sono tutte le note che sono molto presenti e hanno messo nel blender, hanno blendato, ma comunque il risultato è buono. Risultato, noi abbiamo un profumo che è molto molto potente, molto aggressivo ogni tanto, anche però è piacevolissimo. Sì, voi dovete amare questo tipo di profumo, perché questo è un tipo di profumo che fate un spruzzo e un spruzzo si sente tantissimo, due, tre spruzzi riempiono tutta la stanza, però è veramente un masterpiece. Questo profumo mi piace tanto tanto, e anche questo profumo invecchia bene, nel senso che era attuale nel 92 quando è stato creato ed è attuale ancora adesso perché lo stanno vendendo tanto tanto. E ci sono tantissimi profumi che hanno i flanker, quindi che sono stati dopo creati altri versioni di questo profumo, tranne questo Noah. Noah aveva un paio di flanker, ma adesso è rimasto solo Noah, ma secondo me da tutti i flanker Noah era proprio il più buono. Quindi vi consiglio di provare questi profumi nel caso se voi non sapete di questi profumi ancora, e vi consiglio di farlo in una delle due maniere: o incominciare da questo profumo che ha dato il nome alle linee, per esempio al Tresor, e poi risalire e provare anche tutti i numerosi flanker che trovate adesso attualmente in commercio, oppure incominciare da flanker, che forse è anche un pochino più facile per capire, perché sono più moderni, non nel senso che questi non siano moderni, questi profumi, ma per esempio flanker di Tresor, loro sono proprio il profumo del momento, quindi è poi da quelli risalire a questo originale. A vedete voi, fatemi sapere se vi piacciono questi profumi e se voi avete questi profumi, se voi avete la stessa idea su questi profumi o magari non vi piacciono questi profumi, fatemi sapere anche quello. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e con voi ci vediamo mercoledì. Ciao!